When the fear takes it over and you can't breathe, when the tears take control and you feel all alone. Vieni, vengi, andiamo. Vi facciamo vedere un pochino come la casa, devo ancora capire come scendere, comunque ce l'ho fatta stavolta. E vedete, è un pozzo, abbiamo fatto un pozzo, aspetta che chiudiamola in alto. Ecco fatto. Prendi queste. Caso. Le cesoie, oh figo, bene, che così se troviamo almeno riusciamo a fare tutto. Niente, abbiamo scavato un pochino, abbiamo fatto un letto, ce ne servono due. Questo episodio lo chiameremo un letto per due. Dobbiamo guardare qua sotto, qua abbiamo scavato un pochino, abbiamo trovato tanto carbone qua sotto, tanto carbone e tanto ferro. Adesso metto a cuocere un po' di ferro, visto che ce l'ho. Va bene. Ehi. Ah, grazie. Ah, va bene, premi il tasto, se premi il tasto destro, faccio tipo il suono. Fido. Cosa? Si sente anche il suono quando le equipaggi. Sì. Scusate se si sentono i colpi di tosse, ma è mia moglie in casa e vabbè, conoscete la storia. Allora, adesso si sente nel microfono di Aaron perché si è spostata dall'altra parte. Se non vogliamo che muore, bisogna lasciarla tossire, insomma. Aspettando che finisce di formare il ferro. Fitta d'anguria. Ho le fave di cacao. Carne ovina cotta. Ok, il ferro lo mettiamo in un bauletto a parte, il materiale, perché là ci mettiamo gli accessori, qua invece facciamo un baule dove ci sono tutti i metalli, i materiali. Bene, che dici? Dai. Allora, bene. Facciamo un baule a parte dove ci mettiamo i materiali. Ecco qua. Io direi di fare una cosa. Ma dillo però che cosa vuoi fare, perché sennò... Aspetta! Ti piacerà sicuramente. Okay. Questo qui, materiale carbone qui, anche selce. Ecco qua, così tutti i materiali li mettiamo lì, a parte le rocce, che le rocce, insomma... Questo ci vorrebbe più un pozzo per bruciare il materiale che altro. Bisogna fare... Ah, ok, bravo, bravo Aaron. Ah, vabbè, facciamo una cosa. Sì. Servirebbe anche una cesta per gli alimenti, tanto per tenere la roba in ordine. Qua la facciamo, possiamo fare qua di fianco. Ecco, vabbè, va, scavi e trovi carbone. Ok. È giusto. All'inizio abbiamo smadonnato tanto per trovare del carbone, adesso lo troviamo già così a... Perfetto. Allora, boh, va bene così, tanto. Vabbè, allarghiamo un po' qua. Boh, allora, qua ci mettiamo un'altra chest con alimenti. Scrivilo magari. Sì, sì, tu fai la chest e io c'ho il... Sì, vado. Io ho finito la legno. E voilà. Fatta, la facciamo doppia? Sì, va bene. Doppia. Allora. Ah, ci mettiamo anche i segni, Segni? Segni. Ok, aspetta, spostati un attimo con quelle scarpine ridicole lì. Stica! Piace a te. Vabbè, ecco qua. Allora, ci mettiamo semini da una parte e dall'altra invece il cibo. Carne marcia, però è sempre carne. Fai i semi. Ah, stiamo utilizzando la chroma X. Esattamente. Credo che sia una delle texture più belle che hanno fatto per Minecraft. La chiamiamo cibo. Ok. Anzi, alimenti, per essere più formali. Ok. Cazzate, ci buttiamo dentro la pietra, giustamente. Beh, giusto, Eh sì. Qua io c'ho due di ferro e quindi li mettiamo qui. Il secchio però non va nelle cazzate. Vabbè, comunque è lì, lo troviamo. Ah, è vero.
È vero, li mettiamo nei li mettiamo nei materiali. Sì, ho preso i chicchi di caffè e li ho messi nella cesta giusta. Ah, sì. Che erano sì. Lì. Boh. Poi, aspetta un attimo, mi devo ricordare che cosa servono. Io non mi ricordo che cosa servono. Boh, per fare cose. Allora, io ho bisogno di mangiare cibo, dove l'abbiamo messo? Ah, là. Sì. Su ogni metro. Sì. Aspetta, mi prendo due pezzi di carne che non muoio. A proposito, vado a cuocere gli altri tre. Ok. Niente, io direi che ci possiamo fermare qui come episodio iniziale. Noi ragazzi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo episodio. Proseguiremo, andremo avanti, faremo tanti altri video in e merito. Cercheremo la pecora perduta. Esatto, se non moriamo prima.